Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, il primo del 2023, wow mamma mia. Allora, l'ultima volta ci siamo lasciati dopo una terribile battaglia in questo piccolo villaggio. Il sindaco, sto facendo mente locale per me, il sindaco ci ha affidato questo giovane ragazzo che purtroppo ha perso la memoria ed è rimasto cieco, quindi lui se ne vuole lavare le mani perché è un bravissimo sindaco e lo affida a noi. Quindi adesso abbiamo ottenuto in cambio almeno una barca e con questa barca possiamo attraversare il fiume ed arrivare un demone che ci dovrebbe spiegare insomma come liberarci di Zeon. Ma insomma, vediamo come va più che altro, perché io ormai ho completamente dimenticato la storia. Vediamo un po'. Ecco, no, me lo ricordavo abbastanza bene questo. Allora, vediamo come va a finire. Ah, giusto. Si è fermata. Cosa succede? Non possiamo proseguire? Miseriaccia! E quello cos'è? Raviolo, guarda là! Bello. Odio questa boss fight. Un mostro! È lui che tiene ferma la barca! Deve essere questo il terribile mostro di cui parlavano gli abitanti di Polka. State in guardia. Vediamo. Vediamo che dobbiamo fare. Io mi ricordo che quando l'ho testata questa battaglia era difficilissima. Però, non lo so, magari questa volta ho livellato un po' di più. Anche perché quando si testano le cose uno tende ad andare molto veloce. Quindi cerchiamo di metterci vicini in modo da poter... Ecco. Gamba Kraken. Io Raviolo piano piano lo manderei verso la testa del Kraken che sta laggiù. Luke mi sa che muore subito. Eh sì. Sara, ti prego. No, Sara non ci arriva. Non può aiutare nessuno, la povera Sara. Allora, Jaha guerriero. Il problema è che sono tutti scarsi in questo party. Non sono ancora pronti alla battaglia, insomma. Ma no, Peter! Thank you.
Mamma mia. Mamma mia, ci stanno distruggendo. Allora. Intanto, se proprio devo scegliere uno, direi di salvare Jaha, perché comunque è abbastanza potente. Mei la porterei volentieri di là, ma non ce la faccio. Allora, vai. Raviolo, colpisci la gamba del Kraken. Slade mi pare che non può attaccare da... Ok, sì. Andiamo avanti. Rughino. Vediamo se Luke riesce a distruggerlo. Non credo, perché... Sapevo. Luke, sei scarso. Vabbè, dai. Proviamo a eliminarne uno. Almeno uno. Piano piano ci riportiamo tutti verso la testa. Direi di ignorare tutte queste gambe, tentacoli, che tanto non ci si filano proprio. Madonna, ma che è? Perché attaccano tutti due volte io no? Vabbè, dai, vediamo se lo prende Chester questo... Oh, ok. Prenditi i punti, Chester, sali di livello. Che appena arrivi al 20 ti cambiamo classe. Ecco, una cosa che sarà bella da vedere sarà appunto quando potranno finalmente salire di livello tutti i personaggi. Cioè non di livello, proprio di classe. Cambiano classe e cambiano anche gli sprite, diventano molto fighi. Vai, Peter pure lo mandiamo un po' più avanti, va. No, bastardo! No! No! Jaha! Mannaggia. Completamente inaspettato. Meno male che siamo in modalità normale, ma no, santo. Ecco. Ma poi mi chiedo come la ammazziamo la testa del... Io non me lo ricordo proprio. Che devo fare per ammazzare la testa di sto coso? Se non si avvicina. Oh. Tanto voi rimanete là. A meno che non vadano prima uccisi loro e poi la testa si avvicina. Tutto può essere, Grande, vai Peter. Fa tutto Peter in questo gioco. Anche me sta troppo lontana per attaccare, che famo. Scusi? Ecco, grazie. No, Rughino! Ma tu non stai bene? Ma... Perché? Che cattivo ha preso di mira proprio a lui? Vabbè, dai. Tu gli farai un punto di danno. È chiaro. Luke è piuttosto scarso. Sono molto deluso, devo dire. Eccolo, madonna, che cos'è sto coso? Ci ammazza tutti, io non lo so come andrà a finire. Però devo dire che questa è una delle battaglie più dure di tutte, non so perché c'è proprio questa cosa. Devo stare lontano però. Più che altro vorrei Sara vicino, che così almeno ci cura. Quando sarà il momento.
Invece... Vai, Peter, distruggilo. Oddio, chi è che ha bisogno di cure? Non me lo ricordo più. Ah, no, va bene, quelli che hanno bisogno di cure sono tutti morti a parte Peter. Peter è irraggiungibile, quindi va bene, rimaniamo così, va? Allora, non credo che possa spostarsi più di tanto il mollusco, quindi... Oh, no, no, tu devi attaccare però, Mei. Sei un arciere per questo, l'unica cosa utile che fai è che attacchi da lontano. Per 2 punti. Vabbè. E puffete! Anche Luke è andato. No, no, Kazin, no, ma così da lontano. Porca miseria. Vai, attacchiamolo con raviolo, è rischioso, ma bisogna provare. Anche tu ti becchi il super focum di livello 2. Allora, vai, Sara. No, Sara! Ah, ho fatto un errore. Upsis. Vabbè, speriamo che muoia. Comunque. Sì! Vai, Kraken, sei morto. Addio. Possiamo... Madonna. Con quale effetto? Possiamo andare avanti nella prossima città, ragazzi. Allora, voi oramai l'avrete capito che io non mi ricordo assolutamente nulla dei testi. Mi ricordo la storia perché è piuttosto lineare, ma il resto non ricordo assolutamente nulla. Prima cosa da fare, io andrei a salvare, però... Dove... Scusi? E voi come diavolo avete fatto ad arrivare in città? Che cosa? Siete montati su una bagnarola e avete ucciso il Kraken? Che coraggio! Speravo che tu mi salvassi la partita, signor sacerdote. Ah, guardate. Non c'è più l'acqua. E questa è la grande tragedia del villaggio, se non sbaglio. I nostri antenati attraversarono i mari dalla lontana Rune per poi stabilirsi qui. Lasciami dire che hanno scelto proprio male. Questo posto è desolato, desolatissimo. Questo sono io che ci ho messo tutta questa desolazione. Se ci fate caso, è uno dei pochi villaggi che viene menzionato costantemente da un sacco di personaggi, ma proprio anche nel gioco originale. E mi faceva ridere questa cosa, quindi... Insomma, diciamo, l'ho aggiunta come easter egg, che la gente se ne lamenta in ogni parte del mondo. È il posto in cui nessuno vorrebbe vivere. A buon bisogno, perché voglio dire, non è che sia proprio sta bellezza. La siccità ha fatto seccare il torrente. Guarda il nostro bel porto, è rovinato. Comunque sia, se vuoi recarti ad ovest, chiedi al dottor Road. Mi ricordo se era qui il dottor Road. Sì, mi sa di sì. Vabbè, tanto noi non andiamo dal dottor Road. Prima andiamo... Andiamo qui? No. Allora... Se stai cercando il dottor Road, sappi che vive nella casa qui vicino. Quel tipo è un genio, ma è anche burbero e un po' lunatico. Se vuoi parlare con lui, ti consiglio di portargli qualche antico reperto. Grazie. Ah, ok. Ah, sono 2 case a 2 piani? Va bene. Ah, però è qui il dottor Road. Ah, io mi chiamo Road, e come puoi vedere sono molto occupato. Non perdo tempo appresso ai mocciosi, sparisci! Sì, ok, no, bene. Tranquillo.
Ora che ci penso però non mi ricordo bene che cosa devo fare qui adesso. Ah, noi eravamo diretti da... dal demone che ci dovrebbe dare delle info importanti. Come si chiamava il posto dove andavano? Devil's Peak, Devil's Tail. Che dovrebbe essere a ovest, se non sbaglio. Ma per il resto ho un vuoto totale. Raviolo esamina il posto, monumento dello sbarco a Parmecia. Hassan prosperava grazie agli scambi commerciali con le navi che attraccavano al porto. Ma ora che c'è la secca, la città sta subendo un lento, inesorabile declino. Ah. Forestieri, da dove venite? Raviolo viene da Grand Island! Sul serio? Ma allora potremmo essere parenti. Alla lontana, si intende. E beh, anche perché un prete... Che cosa vuoi dire? Vedete, i nostri antenati sono venuti a Parmecia per inseguire un soldato di nome Max, che sarebbe il protagonista del primo capitolo. Purtroppo persero le sue tracce sulla spiaggia, decisero quindi di dividersi in due gruppi. Un gruppo tornò a Grand Island attraverso Devil's Tail, e l'altro gruppo, beh, eravamo noi. Ah, ok. Carino. Quindi loro seguivano Max e poi si dividono, ok, carino. E cosa accadde a Max? Setacciammo a lungo Parmecia, ma non lo trovammo mai. Chi lo sa, forse fece ritorno a Grand Island. Adesso è il momento della mia pennichella pomeridiana, a presto. Madonna. Considerate, allora, vabbè dai, si può dire, anche se è un po' presto, non so quando uscirà, ma sto lavorando a un nuovo gioco, una nuova patch, che è per un gioco, diciamo, di questa generazione, ed è un gioco di ruolo, quindi, beh oddio, questo è uno strategico, ma anche questo io lo categorizzerei come gioco di ruolo alla fine, e mi sto rendendo conto di quanta poca libertà avevo con Shining Force. Cioè, avevo un limite terribile sulle parole che potevo usare, sulle coppie di lettere che potevano stare insieme, un sacco di parole. Madonna. Quando ci ripenso dico, come cacchio ho fatto a tradurre sta roba? Non potevo usare parole idiote tipo chiuso. Chiuso non si può usare. Perché? Mannaggia. Vabbè. Comunque ragazzi, ecco, un modo interessante per dirvi che nel frattempo, durante la pausa, ne ho approfittato per lavorare a un'altra patch che non so ancora quando uscirà, perché ha bisogno ancora di un po' di lavoro, però i testi sono quasi tutti tradotti, quindi sono molto soddisfatto. E se vi piace Shining Force, potrebbe piacervi anche questo, anche il titolo a cui sto lavorando adesso. Allora, sono tutti in salute. Promozione, niente. Presto. Sì, fammi salvare. Nel dubbio, noi salviamo. Allora, ma in realtà, ragazzi, mi sa che abbiamo già parlato con tutti. Ci sono tipo tre persone, è proprio desolata sta città. Allora, vediamo se ci sono delle cose nuove da comprare. Spada lunga, spada acciaio, lancia acciaio e ascia potere. Bastone del potere. La miseria, quanta roba. Allora. No, qua bisogna un attimo fermarci, ragazzi. Dobbiamo controllare. Allora, spada lunga, bacchetta di bronzo, lancia di acciaio. Quindi la lancia d'acciaio già ce l'abbiamo. L'ascia media. Ok.
Ok, coltello. Ma poverino, lui non c'ha niente di equipaggiato. Povero Rughino. Forse è per quello che muore. No, 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 bisogna assolutamente comprare cose. Allora, anzi, prima vendiamo. Quanti soldi abbiamo? Oddio, non è che abbiamo proprio tantissimi soldi, quindi forse compriamo bacchetta di ferro, bastone del potere. Compriamo una daga ladro. E la dai. Ah, non gliela puoi dare? Ah, no. Ah, facciamo così. Strategia inversa. Sono più difficili da usare i menu. Allora, vendi il coltello. E vendi. Però non la sua. Vendiamo la bacchetta di bronzo. E poi vendiamo. Ma no, la spada media non la vendiamo. Poi diamo. La spada lunga a qualcun altro che ne faccia un po' un uso migliore. Tipo a... ma chi la diamo? A Geralt? A Luke? E gliela facciamo equipaggiare. E poi ci compriamo una bella spada per noi. Ah, la daga ladro per Slade. Ah, una scia del potere forse dovrei comprare anche. Allora, tanto mi sa che le asce praticamente le usa solamente lui, solo Jaha, quindi vendi. E poi compra... No, 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 non questa. Un'ascia del potere. Ma in realtà i soldi per comprare un'altra spada ce li abbiamo pure, ma... Vabbè, lasciamo perdere, va? Compriamo la bacchetta di ferro, diamola a... non a Sara, a Kazin. Forse anche la... chissà se il bastone del potere anche andava a loro. No, andava sempre a loro, mannaggia! No, che scemo, vabbè. Eh no, dai, non ci piace così. Rivendiamola. Ho fatto un brutto acquisto. Rivenduto 10 secondi dopo al 70% del valore. Tristezza. Allora, vai a Kazin. Grande. E Sara, a Sara non gli do niente perché tanto cura solo, quindi... Vabbè. Oddio, dovremmo esserci in realtà, eh. Vabbè, nel dubbio risalviamo, va? Poi andiamocene. Scusi. Ci salvi il gioco, signore. E a questo punto si va. Proseguiamo. Non mi ricordo se ci sono tante altre battaglie prima di arrivare a Devil's Tale. Cacchio, ho parlato! Ah, i falcianime, la balestra.
Caspita, c'è parecchia gente, devo dire. Vabbè, direi che è un buon modo per fare un po' di esperienza, dai. Dobbiamo mettere un po' di gente debole insieme ai migliori. Quindi mandiamo Peter vicino a Luke, Jaka vicino a al cavaliere di cui non ricordo mai il nome. Rughino! Rughino mi deve salire di livello. Perché una volta che sale di livello, Rughino diventa una belva. Il problema è che non è facile farlo salire di livello. A parole tue, Led. Ah, la balestra, se non sbaglio, c'ha una difesa bassissima. Il problema è appunto che quando attacca fa parecchio male. Quindi tutto sta a colpirla prima che sia troppo tardi. A Kazin forse non lo dovevo mandare troppo avanti, però vabbè. Vediamo. No, forse ricordavo male, non mi ha tolto troppo. Aia. Oh, incredibile, per una volta che contrattacca lui. Ho dato proprio per scontato che il Monaco ci avrebbe attaccato due volte. Invece, oh, ma che è? Ma manco abbiamo iniziato, ma non mi ammazzare il topoladro. Sara. Oh, mamma mia. Grande Slade, grande. Fa la differenza comprare una nuova arma, per fortuna. Allora, Peter... dove lo mandiamo, Peter? Allora, io ti manderei qui, dal Monaco, che mi fa più paura di tutti. Ma non capisco se è fortuna. Che sta succedendo? Tutti a un PV mi rimangono. Va bene. Io però adesso non so più chi devo curare. Chi curo di voi? Allora, Slade mi sembra molto... Slade non è in pericolo perché sta nelle retrovie. Dobbiamo occuparci assolutamente di Chester. Ecco, infatti, venite tutti qui, che così la facciamo finita. Vediamo che cosa... Ecco, grande. Il Monaco è andato. Bisogna eliminare il golem, è quello il problema. Perché il golem ce lo fa secco. La balestra no. Ma il golem toglie parecchio. Ah! Ho parlato. No, la balestra si è sentita presa in causa. E dai però! Vabbè. Aiuto. No, io resto qua. No. Sono tutti fortissimi. Sono underlivellato decisamente. Aiuto.
Allora, ce la possiamo fare. Con calma. Hanno attaccato tutti. L'unico che può attaccare adesso è il golem. Quindi bisogna fermare lui. Ma non l'abbiamo fermato. Grande già. Grande. No. Oddio. C'è solo uno. C'è solo un PV. Chi ci mando? Aiuto. Devo curare la gente, però. Che pizza. Ci potrei mandare Rughino. E se Rughino non ci arriva? Rughino. Rughino. No. Rughino non ci arriva. No. E vabbè. Fa niente. Dai, Luke muore. Lo sapevo. Luke, sei inutile. E se li beccherà Chester i punti, che ne so. Sempre meglio non lasciarli in vita, questo l'ho imparato. Perché poi ritornano, ti attaccano quando meno te l'aspetti. E non è bello. Vai topo ladro. Dai, dai, non stiamo andando male. Fermo restando che credo che dovrò fare degli scontri extra per livellare un po', perché sennò qua non se ne esce. Non mi ricordo se ve l'avevo detto, probabilmente l'avevo fatto. Ma comunque sia, Shining Force c'ha questa cosa fantastica che ha delle specie di incontri casuali. Quindi ogni tot tempo ricompaiono dei nemici sulla mappa e si possono rifare le battaglie. Che è una cosa, a mio parere, fantastica. Perché così, se siete in difficoltà, potete livellare a vostro piacimento, grindare, cosa che di solito in tanti altri giochi di strategia dell'epoca non si poteva fare, quindi è ottimo. Probabilmente queste cose le avrò già dette tutte, ma è passato talmente tanto tempo dall'ultimo episodio. Annaggia, scusate ragazzi. Ah, a proposito, devo fare anche un piccolo sondaggio per capire che cosa portare dopo Shining Force o durante Shining Force. Quindi, ma poi ne parleremo. Se vi va, insomma, probabilmente troverete il sondaggio da qualche parte tra i miei post sul canale. Ho in mente diverse serie da portare, diversi giochi da portare, che giochi che non ho mai giocato, ma che insomma so essere molto belli. E quindi nulla, poi fatemi sapere che cosa preferite. Anche Jaka ce lo siamo giocato, ce lo siamo già hackato. E ora che si fa? Allora io andrei qua. No, Slade, mannaggia. Sei andato troppo vicino al sole. Oh, che carina, non me la ricordavo la fata diversa, avete notato? Quando i nemici si curano c'hanno una piccola diavoletta anziché la fatina. Che bella. Questa battaglia sta andando malissimo comunque, non vorrei dire.
No, aspetta. Ecco, questa è la mossa giusta. Wow. Sarà a livello 9, finalmente. Accidenti. No! Oh no! Senza Sara è la fine! Senza Sara è la fine letteralmente! E chi ci cura più? Io gli oggetti non l'ho comprati. Oh no. Fate qualcosa. Per favore. Oddio santo. Qui tutti aumentano di livello, ma facciamo comunque schifo, ma che dobbiamo fare, insomma? Qui adesso ci accerchiano e moriamo tutti. Cioè, no, seriamente, penso che andrà a finire così, perché... chi ammazziamo? C'è l'imbarazzo della scelta. Ma meno male che c'è Peter, ragazzi. Cioè, senza Peter che fai? No, Peter! Oddio. Mamma mia. Vabbè, vai Rughino, colpisci. Un punto, bravo. Oh, brava, brava May. Vabbè, Slade ce lo giochiamo. Ma io mi accontenterei anche solo di vincere tra molte virgolette, che voglio dire, sta andando malissimo, ma vabbè, sta andando malissimissimo. No, io sono in una bruttissima. No, oddio, ma stiamo scherziamo? Raviolo esausto. No, ma che, ma no, vabbè. Io sono veramente distrutto da questa cosa. E ci sono pure morti tutti. Ma oddio, sapete che cosa vado a fare allora? Stavo pensando, mentre resuscitiamo metà party, che c'è un altro posto dove non siamo andati. Se non sbaglio, che si può raggiungere sempre con la nave. E credo che ci siano dei dialoghi secondari, tipo. Ma per arrivarci bisogna comunque fare una battaglia. Quindi a questo punto, dato che, insomma, l'episodio qua ancora abbastanza corto, direi di provare ad andare fino a lì, vedere se scopriamo qualcosa. E poi niente, raga, vi prometto che il prossimo episodio livellerò un po', insomma, prima di registrare. Ma non mi ricordavo di essere messo così male, sinceramente. E poi, se non sbaglio... Ah, ora proseguiamo, no? Se voi guardate... Siamo comunque aumentati di livello. Cioè, estremamente... È estremamente, come si dice, buono, diciamo buono, eh?
No! Perché? Au! Ma io volevo andarmene di... Vabbè, no, ok, niente. Il gioco ha deciso per noi. Dicevo che la cosa bella è che comunque sia siamo aumentati di livello, non è che abbiamo perso nulla. L'unica cosa che si perde sono i soldi per riportare in vita tutti. Vabbè ragazzi, cerchiamo di fare una roba fatta bene stavolta. Vai. No, mi dispiace, mi ero già fatto un piano in mente per non farvi rivedere la stessa battaglia, ma... Vabbè, se vi annoia comunque la potete skippare, insomma. So che la maggior parte di voi vedrà il video più che altro per la storia e non per la battaglia. Anche perché io non è che sia sto grande stratega, quindi... Vediamo se muoverci un po' tutti attaccati fa qualcosa. La strategia della testuggine. Non abbiamo gli scudi, ma comunque siamo tutti vicini vicini. Vai Peter, che sei il primo che... Secondo me sarà il primo a trasformarsi. Ce la giochiamo tra me e Peter. Ed è una cosa fatta apposta, chiaramente. Essendo i protagonisti della storia, sono le unità più potenti. Per questo vanno avanti così. Ma che cosa? Ma il collo? Dov'è finito il collo, Peter? Oddio, ha fatto una mossa. Per un momento si è trasformato in Maurizio Costanzo. Puff. Bello. Dai, venite tutti qua, su. No, Rughino lo mettiamo qui. Deve stare al sicuro. Perché lui è piccolo e va protetto. L'unica cosa che non mi piace tanto del, diciamo, del gioco è il fatto che tutte le volte che finisce un attacco ricomincia la canzoncina. Quindi non... le tracce sono fighissime, però alla fine una persona che gioca seriamente sentirà solo pa 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 pa, pa e poi ricomincia subito la battaglia della musica, la battaglia della musica. Esatto, la musica della battaglia. Quindi è una di quelle cose che, certo, sarebbe stato più figo averle
insomma, farla continuare, farla proseguire naturalmente, senza ricominciare ogni volta. Come hanno fatto poi i nuovi Fire Emblem, per esempio. Io, per esempio, dei Fire Emblem per 3DS, di cui ho parlato anche nello speciale di Natale, quindi se, così la butto lì, vedetelo se non l'avete ancora visto. Una cosa che mi piace tantissimo è che c'è una doppia traccia, a parte che le tracce sono tutte belle, ma comunque praticamente ci sta una traccia normale, diciamo una traccia più calma, posata per quando si bisogna decidere che strategia adottare, e una traccia più ritmata, più figa, più da film d'azione, diciamo così, quando si attacca. Però, certo, non si può pretendere molto. Penso che anche tecnicamente fosse difficilissima da fare una cosa così sul Genesis, sul Mega Drive. Non siamo americani noi. Dai, Slade! Vediamo se il mago riusciamo a farlo fuori prima che ci attacchi malissimo. Non credo, eh. Però non si sa mai. No, dai, Luke, ti potevi beccare tutti i punti esperienza. Scemo. Vabbè, almeno ci siamo allontanati, perché con questa formazione non ci può attaccare con un incantesimo di alto livello. Nei prossimi livelli sarà fondamentale non mettersi mai uno accanto all'altro, perché sennò è la fine. Tipo quello che sto facendo adesso. Però diciamo che si può fare finché non ci sono maghi in vista. Dato che i maghi sono tutti lontani, facciamolo, che ce frega. Ma chi è che dovevo curare? A Kazin. Aia. Dai ragazzi, stiamo andando bene. Mi sa che nel prossimo episodio vi faccio vedere le promozioni. Cosa ho usato? Vento? Non ci ho prestato attenzione. È un incantesimo che non usano mai di solito, non so perché. Mei è assolutamente inutile, perché come tutte le unità a cavallo nella sabbia fa leggermente schifo. E vabbè.
ce ne faremo una ragione. Vediamo se è la volta buona che Geralt ammazza qualcuno. Oh, finalmente. Bravo Geralt. Adesso qua colpiamo un doppio attacco. La Slade tanto muore perché muore, però almeno, e vabbè, lo sapevamo, sta un po' indietro rispetto agli altri. L'unico che sta più indietro di lui è Rughino, ma lo proteggono tutti perché tutti gli vogliono bene, perché è un bimbo. Quindi must protect. Ah, ce n'è un altro là, non l'avevo visto. Il falcianime è pericoloso, quindi io ci manderei Peter. Geralt sta lontano, quindi lo lascerei a guardia dell'altro falcianime dall'altra parte. Vediamo che dobbiamo fare. No! Ah, oddio. Poteva farci un attacco devastante, avrebbe colpito tutti e quattro invece. E vabbè, grazie signor mago, lei è molto, molto umano. Come osi attaccare Peter? Ma come ti permetti? Oh, niente, ma è forte questo falcianime. Ah, già no, non mi sta bene che lo ammazza lui. Ah, facciamo così. Proviamoci. E vabbè, dai Rughino, sei stato bravo.
Più forte di quanto pensassi, quindi... Allora... La tecnica sarà mandare tutti via... Vediamo se riusciamo a fare... Se riusciamo a far fare qualche punto a Rughino. Non so se la strategia funzionerà, però... Ci si può provare. A Luke lo mandiamo via. Mei attacca. Ok. Vediamo se Rughino riesce a colpire, è andata. Oh, grande Rughino. 49 punti, però non sale di livello. Livello 20, oddio, ma quindi possiamo già fare l'aumento di livello, raga. Cioè... Andiamo a livellare. Promozione. Ah, intanto salviamo. Anzi, ancora prima, resuscitiamo. Facciamo resuscitare tutti, prima di tutto. Ma non ne abbiamo persi tanti oggi. Ah, promozione. Chi cambierà classe? L'unico che può cambiare classe, signore. Allora desidera cambiare classe, vero? Davvero può passare alla classe di eroe, va bene? Sì. Procediamo, gli dei ti benedicono. Spadaccino raviolo con la classe eroe. Pam 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 pam. Che musica epica. E nessun altro, temo, perché... Forse Viter nel prossimo episodio. Ho sbagliato. Vabbè. No, non ho salvato. Avete visto? Guardate, ha cambiato pure lo sprite. Che bello che è. È troppo forte. Comunque mi piace sempre pensare a questa logica del... Del cambiare classe, no? Praticamente... Immagino Raviolo che a un certo punto pubertà e diventa completamente diverso. Va bene. È una cosa un po' a caso, ma ok. Ma vediamo qua. Non un altro passo. Chi ha parlato? Wow, ma è enorme. Andatevene, sarò costretto ad attaccare. Attaccare? Raviolo, andiamo via di qui! Non mi pare il caso di combattere! Presto! Ecco, e qui prima o poi ci torneremo, ragazzi, ma non adesso, non adesso. Ma mi sa che andando qui si prosegue... Ah, non si prosegue? Ma in che senso non si prosegue? Ma allora ho sbagliato strada? No, scusate, perché mi sta venendo veramente un dubbio. Allora dove devo andare io? Io devo andare a Devil's Tale. È da quella parte, me lo ricordo bene. Ma forse devo fare qualcosa. Forse devo parlare di nuovo con Road. No, cioè, raga, l'ho tradotto questo gioco. Mi rifiuto di guardare una guida. Proprio mi rifiuto categoricamente. Road, parlaci. Gli devo portare un antico reperto. Questo hanno detto. Però non saprei che portargli. Il bar è chiuso. Qua non lo so che si può fare, ragazzi. A meno che non si prosegue di qua. Oddio, può essere. No, non è così. E allora io che ho combattuto a fare contro il coso, il Kraken, scusate, cioè...
Insomma. Forse qui c'è qualcos'altro che mi sto dimenticando? Ma non credo. Ah no, invece forse di qua. Vediamo. Facciamo una prova, dai ragazzi. C'è un'altra battaglia, però... Scusate, Facciamo una prova, vediamo un po'. Eh sì, vedo una grotta qua. Vabbè, proviamoci. Anche se non siamo proprio super livellati, si può fare. Tiè, guardate quanto è bello adesso lo sprite, è fighissimo. Proprio da eroe. Tutti addosso a noi, grazie. Ecco, un'altra cosa che forse andrebbe cambiata. Il fatto che tutte le volte ci tocca vedere gli altri personaggi che si spostano. Non noi, ma i nemici. Cioè, che ci frega? Avete sentito? C'è anche la musica diversa. Tiè. Che ce l'hai con me? Non capisco. Kazin è un altro che dobbiamo far salire di livello presto, perché qua il rischio è di rimanere indietro. Ah, contro lo zombie ci manderei Slade, che sta indietrissimo. Bravo. Oh, grande Mei, brava. Ha fatto una cosa utile, brava. Bravissimo. No, 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 no. Vabbè, Sara, apprezziamo lo sforzo. No, no, tu devi rimanere qui. Oh, meno male.
Ah, un punto? Solo un punto mi date? Sì, beh, questo diciamo significa che dovremmo usare altri personaggi probabilmente. Luke ce lo siamo giocato. Bene. Mi sa che sono deboli al fuoco? No. Speravo. Peccato, avrebbe avuto tanto senso. Oh, bravo! Bravo, Rughino! Vediamo, la mia speranza è di fare un punto danno con Sara e poi 4 con Rughino e farlo salire di livello un'altra volta. Non so se funzionerà, però diciamo l'idea è quella. Mei proprio la lasciamo lì, non ce ne frega niente. Purtroppo qui è veramente inutile. Oh, ma come?
Ma è salita di livello vabbè. Con un punto esperienza, va bene. Oh, grande. Grande, stiamo salendo tutti di livello. Dai, posto, c'è proprio... Meglio di così si muore. Ah, io dovrei curarmi però, eh. Quindi mi sa che me ne starò qui, buono buonino. Manderò avanti Raviolo. Il problema è che sono tutti lenti qua. Che fa? Si cura da solo. Monaco! Ma lo sanno tutti che è la tecnica peggiore. Quando si è cerchiati è meglio attaccare, perché se no muori. Non lo so, non è vero. La sto buttando lì a caso, però... Ah, comunque ho finalmente imparato un incantesimo d'attacco, vento, quindi adesso anche la nostra cara Sara può attaccare un po' più decentemente. Facciamo così. Ah, colpiamo lo zombie e poi forse Slade lo ucciderà. O forse Kazin lo ucciderà, non lo so. Ah, vediamo a che livello sta. 12. Però se colpisco con il doppio focum li prendo tutti e due, quindi... Eh sì, dai, facciamolo. Allora, se ammazzo questo qui, forse Peter mi sale di livello. Oh, bene, così la prossima volta facciamo la promozione anche a lui. Dai, Golem, venite qui. No, i golem però non li posso ammazzare con Peter. Sarebbe un peccato, perdiamo un sacco di punti. Di punti esperienza. Tra l'altro Peter mi sta morendo. Oh! Ma, insomma... Allora, noi lo mandiamo qua giù. A lui si prende 14 punti, credo. 15, vabbè. Tiè. Guarda come schiva.
Vabbè, secondo me lo ammazzo. Sì, forse non avrei dovuto. Upsis. Vabbè, ho sbagliato. Vai, Slade, almeno ammazzalo il golem. Prenditi i punti. Grande. È andata abbastanza bene, ragazzi, rispetto a, al casino, allo scempio dell'ultima. Ah, andiamo nella caverna. Petro, sei tu? Ah, no, non sei lui. Petro? Petro è tornato? Petro, la sfera celeste è il nostro tesoro, restituiscilo. Beh, di qualcosa, Petro. Oh, ma tu non sei Petro. Chi sei? Una pietra antica? Sì, la mia famiglia ne ha custodita una per generazioni, ma purtroppo è stata rubata. Vedi, il fratello di questo giovinotto, che sarebbe mio nipote, ha preso la pietra. Temo sia andato a Grand Island per riparare un antico marchingegno. Perdi idea, a furia di agitarmi così prima o poi mi verrà un infarto. Mio fratello Petro ha passato anni a studiare un antico manufatto, la sfera celeste. Petro dice che grazie alla pietra e alla nave di Nazca i nostri antenati solcavano i cieli. La nave si trova da qualche parte a Grand Island, per questo Petro è diretto lì. Vabbè, ok. In realtà io ero alla ricerca di un antico tesoro. Ho trovato la sfera celeste per puro caso. E non solo, ho scovato i tunnel per i nostri... No, ho scovato i tunnel che i nostri antenati usavano per spostarsi rapidamente. Purtroppo sono quasi tutti inutilizzabili, eccetto quello che porta a Grand Island. A Grand Island? C'è un tunnel che comunica con l'isola? Sì, certo. Perché? È lì che siete diretti? Sul serio? Ah, sul serio? Allora non vi dispiacerà se vengo con voi, andiamo. Raviolo decide di seguire il vecchietto. Datemi una mano a recuperare la sfera celeste, poi potrete andare a Grand Island. Vabbè, sì, sappiamo. Capiamo, abbiamo capito. Grazie. Spadacciaio. Spadacciaio, a chi la diamo? Luke che è morto, la dovremmo dare, però ok. Se l'è presa la spada. Allora, oggetti, dai. Spada acciaio dalla a Luke. Ora appartiene a Luke. Facciamogliela equipaggiare, anche se non la può usare, poverino. Dovremmo tornare indietro adesso, però. Speriamo che non ci siano altre battaglie, perché... In caso... Però no, non facciamo scherzi. Allora... Direi che, in realtà... si è fatto un po' tardi. Quindi la prossima volta prometto che cercherò di fare un episodio anche più, un po' più lungo, perché mi rendo conto che qui ho combattuto e basta. Quindi non lo so quanto sia bello a livello, insomma, di proprio come video, ecco. Però aspettate, facciamo una cosa. Però, insomma, io direi che la prossima volta andremo insieme al vecchietto a cercare di capire dove si trova la sfera celeste che lui cerca. Allora, passiamo alla classe di Fenice. Come se prima non lo fosse, cioè era sempre una Fenice, però veniva considerato come un cavaliere alato, Peter. Quindi vabbè. Fenice, yeah! Guardate, avete visto che bello il nuovo sprite? Mamma mia, bellissimo. Adesso non sembra più una gallina, sembra proprio una fenice. Meno male. Buon per lui, perché era proprio bruttino così. Quindi, salviamo. E niente, ragazzi, adesso
Come vi ho anticipato, insomma, presto uscirà anche una nuova patch. Sto preparando delle nuove recensioni. I video su Shining Force 2 continueranno. Ne arriverà, insomma, ne inizierò anche una nuova serie che vedremo insieme, insomma, decideremo insieme quale sarà, che inizierò per prima. Quindi, insomma, devo dire ci sono parecchie cose. Insomma, il canale andrà avanti, non vi preoccupate. E nulla, noi ci vediamo in un prossimo video e spero che vi sia piaciuto. Lasciate un mi piace, commentate, iscrivetevi, queste cose già le sapete, ma le ripetiamo tanto per. Ciao!